altro della Sutor e Di Bella che subisce la stoppata questa volta regolare di Mavunga. Allora parte Crisicopoulos a tutta velocità, serve lo stesso Mavunga e a questo avvio Cinciarini dall'altra parte va in penetrazione, cerca una soluzione, ribalta per la bomba che non va di... ma c'è una palla recuperata da parte di Cinciarini, contropiede di Di Bella che spinge e viene a... Di Bella la palla invece finisce a Mazzola, ancora fuori per Burns, ancora Slay cerca di utilizzare i blocchi, gliene porta uno Mazzola e poi si propone, invece la palla finisce a Burns. Serve Mavunga che pensa al tiro, poi scarica ancora per Crisicopoulos, il Russell Robinson va a servire Remo Moore. La palla ancora, il tentativo di gioco a due, ma ancora una volta la difesa della Sutter è molto attenta in questo avvio di partita. Ancora Christian Burns che si alza dall'alto, ancora una palla recuperata, ottima l'azione difensiva di Montegranaro. Questa volta fallisce, ci sono pochi cambi in cabina di regia per Recalcati, intanto ancora una bella, chiama lo schema e serve Crisicopoulos, molto attivo il greco in questo avvio, prende l'uscita di Kyle Johnson, pensa al consegnato, poi si allontana Johnson, 12 secondi per andare alla conclusione per Montegranaro, ancora Di Bella, ribaltamento di lato, 6 secondi, ancora Slay affrontato da Jurak, Slay si alza e subisce. Questa volta è nell'angolo con Yamaraz protagonista e Chiacci che invece riceve in post alto, poi va a agevolare il... si arresta, poi un impassaggio dietro la schiena per Crisicopoulos, 5 secondi per andare alla conclusione, si incunea, tenta di appoggiare alla tabella, il tiro è sbagliato. Poi la palla è per Slay, grande protagonista, Tamar Slay che si alza ancora dall'arco lungo, questa volta il numero 9 in maglia Montegranaro e allora... con 11 punti di distacco e Biella che costruisce un'azione con Crisicopoulos che va la palla per Slay e allora è Piunti, gioco alto basso per Mazzola che serve un'autostrada libera davanti a sé Cinciarini, Mazzola anche restituisce il pallone a Di Bella, la palla dentro, c'è l'anticipo questa volta di Crisicopoulos su Trama Slay, si muove benissimo sul perno, sfortunato nel tiro, rimbalzo di Fabio Di Bella che poi tenta, mentre per Di Bella era il primo viaggio in lunetta, dall'altra parte proprio Crisicopoulos che si incunea, va a servire fuori ancora in punta, Piunti va a servire Cinciarini, arma la mano del numero 5, ancora polveri bagnati in questo secondo tempo dalla linea di tre punti, intanto il contropiede con Brekins che cerca un passaggio volante per il nulla dell'attacco di Biella, allora Di Bella che può tornare sui suoi passi, può ragionare, chiama lo schema, partenza veloce, ancora Mazzola restituisce il pallone dopo aver chiuso il palleggio, ancora Mazzola, giro e tiro a sé, arco per Yamaraz, l'anticipo ottimo di Tamar Slay, favorisce il recupero dei Piunti, ancora Di Bella che ha la possibilità di accelerare, Slay si incunea, subisce la stoppata di Crisicopoulos per Russell Robinson, dall'altra parte Kyle Johnson cerca una soluzione, ovviamente Montegranaro ha tutto l'interesse di arrivare fino al termine dei 20, Montegranaro è una squadra senz'altro ordinata, intanto la bomba di Slay sul sbilenca questa volta sul ferro, allora dall'altra parte Crisicopoulos cerca di accelerare, poi ancora il gioco a due con Robunga e Biella che torna sotto la doppia cifra di ritardo, va a sbagliare il sottomano Mazzola, il contropiede ancora per Brekins, fuori per Robinson, affrontato da Di Bella, lo salta, è fuori per Crisicopoulos, la bomba, canestro di importanza capitale per il capitano della Sutor. E allora, ora deve di Marac, va a servire Crisicopoulos, buono il secondo tempo del greco, lo stesso Jurak affrontato da Mazzola, restituisce la palla a Crisicopoulos, l'anticipo di Mazzola, più veloce Di Bella, Mazzola si fa vedere, il blocco intanto di Barnes, c'è cioè il cambio difensivo accettato e allora Slay che se la deve vedere con Di Bella, se la deve vedere con Jurak, ancora un cambio per Slay che pensa al tiro, ancora Di Bella la partenza, c'era forse un'infrazione, formazione piemontese che ha la palla ancora una volta per il pareggio dopo essere stata sotto praticamente per 29 minuti, entriamo adesso nell'ultimo minuto e per Biella c'è l'opportunità di andare a realizzare per questa finalissima, il primo trofeo Sutor Special Club, forse non saranno d'accordo i tifosi della Sutor che volevano una vittoria forse più facile, però insomma intanto Cinciarini si incunea,